Luca Goldoni, buon proseguimento. In questa edizione senza infamia, senza lode, dell'Euroclub, vedete, questo era il simbolo dell'Euroclub. Dopo una fortunatissima scorribanda nella regna della storia, nel corso della quale, con sua ridente ironia e raffinato spirito dissacratorio, ha raccontato vizi pubblici e virtù segrete di personaggi come Maria Luigi, Luigia, la moglie computer di Napoleone, Messalina, la bomba sex dell'impero romano, e del Duce, ci sono le distinte e complementari personalità di Benito e di Mussolini, spesso in conflitto tra loro. Luca Goldoni si ripresenta al grande pubblico dei suoi lettori, giusto in tempo per cogliere quello che fu una volta il bel paese, nell'ennesimo momento storico. La situazione come ci ammoniscono gravemente i quotidiani periodici, radio, televisione, politici e tutt'altro, è indubbiamente grave, ma questo proprio per il fatto che siamo in Italia. Non significa affatto che sia anche serio. Quello di gridare lupo al lupo è un vizio antico. Gli antichi romani, ad esempio, proclamarono una volta che il loro più accanito nemico, Annibale, era Leparte, ma il condottiero cartaginese al momento buono si guardò bene dal marciare sulla città eterna. Per noi, nel nostro piccolo, il 93 doveva essere l'anno padre di tutti i cambiamenti, naturalmente in meglio, del nuovo che doveva travolgere una volta per tutte il vecchio, della palingenesi, non importa di quale colore, che doveva riscattare il paese. Ma poi, che cosa è venuto? È venuto soltanto il 94, accolto e celebrato da tutti gli italiani con i loro umori anarchici, contraddittori, perennemente in preda a immotivate esaltazioni, come ad altrettanto illogici scoramenti. E Luca Goldoni, riprendendo quel fortunato